Buongiorno amici e bentornati sul canale, su Tip Adventures, in questo nuovo video. Oggi siamo di nuovo su una via ferrata, siamo in Piemonte, in provincia di Torino, nel comune di Sant'Ambrogio, e vorremmo risalire alla Sacra di San Michele, non so se si vede, una via ferrata facile ma lunga su una roccia abbastanza scivolosa. L'attacco è direttamente dal parcheggio, che è pochi metri sotto, e vediamo come va. Ci vediamo dopo. Parte mi è piaciuta molto. Della sacra, ci siamo cambiati perché eravamo bagnati. Guardate che vista incredibile. Adesso andiamo dentro. Ragazzi, cosa dire, la sacra è spettacolare, bellissima, avrete visto le immagini. Purtroppo con il vento
il drone non l'ho potuto alzare, anche perché qui è vietato, c'è un cartello che adesso vi starò inquadrando, e quindi prima di salire mi sono spostato sulla collina di fronte, che c'è un bel vedere. Ho fatto un sacco di chilometri apposta per darvi almeno un'impressione di com'è la Sacra vista dall'alto. E, per quanto riguarda la ferrata, è una ferrata mai difficile, però è impegnativa, perché praticamente la roccia è molto scivolosa. Marelier l'ha ribattezzata la ferrata della saponetta, e credo sia un termine azzeccato, perché veramente, cioè, sono giorni che ci batte il sole, ma la roccia è proprio liscia, ma non solo liscia, è scivolosa. Il sentiero di rientro adesso è una mulattiera che porta di nuovo giù al parcheggio a Sant'Ambrogio, e non so, saranno altri 3,5 km. Poi comunque vi metterò in sovraimpressione tutto e vedrete comunque alla fine della giornata quanti chilometri abbiamo fatto. Questo video può finire qui. Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, seguiteci sui social, su Instagram e su Facebook, Tip Adventures. Noi ci vediamo nel prossimo video.